Gravissimo incidente stradale stamattina sulla 274 Gallipoli-Leuca all'altezza dello svincolo per Gemini. 3 i mezzi coinvolti, 5 i feriti, i conducenti di 2 dei mezzi ricoverati in codice rosso. E terribile incidente stradale anche ieri pomeriggio sulla maglia Collepasso. In uno scontro frontale ha perso la vita un uomo di 54 anni colpito da un malore. Ferita invece gravemente una donna trasportata d'urgenza al Fazzi di Lecce. Controlli straordinari interforze a Porto Cesario di polizia, finanza, carabinieri, capitaneria e agenti della polizia locale per combattere il commercio ambulante abusivo. Sequestrato materiale per ben 24.000 euro. Botta, risposta e controrisposta sull'ospedale di Gallipoli dopo l'ispezione del consigliere regionale Pagliaro, che ha riscontrato gravi carenze delle quali chiedere conto in commissione. Arriva una replica da ASL e ne segue una ulteriore del consigliere. Accertamenti serrati dei carabinieri forestali a caccia dei responsabili degli ultimi incendi in provincia di Lecce. Si pattuglia anche dall'alto con i droni del 6° nucleo elicotteri di Bari. Al via il primo weekend dell'esodo estivo, traffico intenso in entrata in queste ore sulla statale Brindisi-Lecce che porta all'ingresso in città e soprattutto sulle vie che conducono al mare, rallentamenti sulla Lecce-Gallipoli. E se Caronte è solo un ricordo, il caldo sembra non voler mollare comunque il Salento. Dopo un fine settimana tranquillo e con vento da nord, da martedì torneranno ad alzarsi le temperature, ma stando al nostro meteorologo Giuseppe De Vitis non sarà un caldo infernale come quello delle passate settimane. Le cose che non dico mai è il brano d'esordio dell'artista romana Carola Cassiano. Si tratta della prima allieva prodotta dall'Accademia Artisti Production di Rita Statte e Alessia Agrosì. Ultimi giorni di ritiro a Folgaria per il Lecce, mentre iniziano le operazioni di smontaggio delle attrezzature, la squadra lavora in campo per preparare il test col Cittadella.